12 maggio, dunque questa è un'occasione, questa della presentazione del libro di Cantone, anche per ritornare su temi che sono notori in questa provincia. Un suo commento su quello che sta succedendo, su questa riforma Severino? Beh, per quanto riguarda le circoscrizioni giudiziarie, noi abbiamo un po' subito questo passaggio ultimo che c'è stato. L'istituzione di questo Tribunale di Napoli Nord era nota, non era nota, diciamo, l'inclusione di una consistente fetta di territorio, diciamo, dell'Agroaversano. I problemi che ne possono derivare non sono indifferenti, soprattutto perché si, diciamo, crea una complicazione nella trattazione dei processi per una unità territoriale che prima c'era e che ora non ci sarà più. Quindi ci sono dei rischi. In prospettiva ci potrebbero essere anche dei vantaggi perché comunque si crea una nuova struttura e quindi si realizza un investimento, ma questo investimento, insomma, è un po' in controtendenza con i tagli decisi dal governo, quindi mi sembra una linea un po' contraddittoria. Detto tra noi, qual è lo stato d'animo di un giudice che lavora su questo territorio difficile? Beh, noi siamo sempre in affanno, cerchiamo sempre di rendere un servizio ai cittadini, chiaramente arrivando spesso, insomma, tardi sulle cose, ma cercando di mantenere una buona qualità del nostro lavoro. Avremmo bisogno di una, diciamo, di un rinforzo, avremmo bisogno, diciamo, di uomini, personale, diciamo, in più per poter dare qualcosa. Più che di sottrazioni avremmo bisogno di aggiunzioni, diciamo, di qualcosa che ci aiuti a lavorare meglio. Però speriamo, insomma, che se si realizza la struttura avrà il personale e i magistrati necessari per farla funzionare.